Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Dispensa Zaniboni, la famosa ormai azienda che distribuisce tantissimi prodotti ai gestori in tutta Italia, e siamo con Luca Zaniboni, responsabile commerciale per il Nord Italia. Luca, bentornato dopo ben 4 anni dall'ultima Venditalia. Bentornato anche a te, a voi tutti. Ecco, grazie, grazie molte, ringrazio te, ringrazio tuo fratello Nicola, tuo fratello Mattia, che al tempo stesso sono qui, che però naturalmente stanno badando a smaltire la coda di clienti che desidera avere informazioni su quanto state presentando. Che cosa state presentando in questa Venditalia 2022? Abbiamo ancora novità, diciamo che siamo famosi per presentare tanti prodotti nuovi, abbiamo sempre insomma richieste, esigenze, il mercato richiede sempre prodotti nuovi. Abbiamo presentato delle novità in quasi tutte le linee dei prodotti, abbiamo la linea del salato, la linea del dolce, la linea artigianale e soprattutto la linea bevande. Diciamo che il periodo estivo si presta, diciamo, soprattutto a nuove bevande, per cui partirei da quelle. Abbiamo inserito il bergamotto e la cedrata da 250 in lattina, oppure anche le acque funzionali. Pensiamo che sia un trend in crescita, abbiamo visto che in Europa, diciamo, hanno dei consumi importanti, noi abbiamo contatti, diciamo, sia perché importiamo prodotti sia perché adesso stiamo anche vendendo all'Europa, e queste richieste, insomma, del mercato internazionale così ci danno gli stimoli per presentare sempre prodotti nuovi anche al mercato italiano. Tante sono le novità che nel corso di questi 4 anni avete inserito all'interno dei vostri cataloghi da offrire ai gestori italiani. Parliamo ora di quelli che ce l'hanno fatta, quelli che sono sopravvissuti, cioè quelli che hanno funzionato, e soprattutto quelli che state presentando oggi a Venditalia 2022. Allora, parliamo della linea Snaz, che è la linea degli snack naturali, delle pipas, chiaramente, che è il prodotto trainante. Abbiamo un prodotto integrale, diciamo, sempre con le pipas. Abbiamo inserito la linea dei legumi, dove abbiamo la novità del piselli. Lenticchie, quinoa e ceci è la gamma, diciamo, attuale. Abbiamo ampliato la gamma con i piselli. Abbiamo anche inserito un nuovo gusto dei Natu Chips, sono delle chips di riso e mais. Diciamo che sono prodotti, fra virgolette, salutistici, nel senso che non sono fritti, sono alternative alle patatine. Adesso il consumatore richiede sempre prodotti più salutistici, è sempre più attento alla salute, diciamo, e quindi sono prodotti leggeri, con una percentuale di grasso inferiore, diciamo, agli snack tradizionali, non fritti e con ingredienti tutti naturali. E allora diamo l'indirizzo di posta elettronica per contattarvi nel caso in cui ci sia qualcuno tra i nostri lettori, spettatori, che desidera entrare in contatto con voi e avere maggiori informazioni commerciali su quelli che sono i prodotti da voi distribuiti. Dunque, i nostri contatti sono info@dispensazaniboni.it, è il nostro sito www.dispensazaniboni.it. Siamo sui social, siamo presenti sui social, Instagram, Facebook e LinkedIn. E siete presenti tantissimo sul territorio, con più agenti in più regioni. Copriamo tutto il territorio nazionale, abbiamo 16 agenti su tutto il territorio nazionale. Da Parma facciamo le spedizioni, abbiamo più di 1000 clienti nel vending. Per la nostra fortuna, insomma, soprattutto la ricerca dei prodotti nuovi, quello che ci fa, ci sono gli argomenti nuovi, fa sempre piacere, soprattutto adesso che non si fa altro che parlare di prezzi, parlare di argomenti nuovi diciamo fa molto più piacere, insomma. Ci stiamo muovendo in Europa, come dicevo prima, e quindi, diciamo, abbiamo anche qualche cliente. È stata per noi una fiera molto interessante anche per i contatti con l'estero. Luca, grazie dunque per la collaborazione, missione compiuta anche con voi.
noi continuiamo per andare a raccontare tante altre novità presenti qui a Venditalia 2022. Sono 4 anni, sai, che non si parla di vending in modo ufficiale e di conseguenza è una nostra mission quella di andare a presentare tutte le novità. Una grande missione, credimi. Bene, speriamo di ritornare. Ho visto una fiera molto frizzante, molto entusiasmo in giro, devo dire siamo molto contenti e speriamo che sia la ripartenza definitiva.